ascolto, Fede. Buongiorno consiglieri, consiglio della quinta circoscrizione del 22 dicembre 2020, ore 9:46. Iniziamo con l'appello. Teresi assente. Aiello Presente. alta donna. Aspetta un minuto, zio, perché devo riavere, sennò devo di Presente. nuovo qua. Cavaliere. Presente. Di Gesù. Per favore, Sto sognando. Signor Modica, per favore. Silenziamo di dietro al testo. Nick, glielo dai tu? Il tempo. Allora, riprendiamo l'appello. Allora, di Gesù assente. Figuccia. Presente. Lotardo. Presente. Lucido. Presente. E io sono presente. Ok. Palazzo. Presente. Stabile. Presente. Allora, presidente, 9 presenti e un assente. Consigliere Losardo, il presidente Aiello è disconnesso. Cioè da internet dice. Il presidente Teresa ha detto qualcosa che non veniva oggi. Scusate. Visto le mie richieste, sicuramente non sarà presente che sta cercando di recuperare i documenti. Consigliere Losardo, presiede lei? No. Sì, presiedo io. Il presidente. Sì, il presidente non entra comunque. Non entra? No, no, no. Ok, ok. Grazie. Quindi assumo io la presidenza. Sì. Allora, ci sono comunicazioni da parte dei consiglieri? Io se posso, presidente. Non ci sono comunicazioni allora. Degli alberi. Le catatorie delle vie sempre principali che si sono sempre allagate, l'Argonato, l'Argonicosia, Casteldaccia, la Gozzanghe, le solite vie. Vabbè, diciamo ripetita Juant. Tanto per dirlo, diciamo. Come? Dico per dirlo per adesso, perché appena la sentiamo male. Negli uffici solo, se qualcuno poi mi vuole seguire, mi segua. Beh, non posso più. Io non posso scendere a Borgo Nuovo, mi devo dire. No, Castellana, io il sistema mi aveva fatto uscire. Mi aiuta anche a me di andare sia a Villa Giardini, sia all'AMAP, andare a fare un po' di confusione per ottenere qualcosa, perché forse si ottiene così all'antica, come dico io. Perché è impossibile stare ancora con via Castellana che sembra una galleria al buio, proprio è al buio. Deve succedere per forza molto, poi facciamo come lì in via Perpignano, arriva quella, tipo le solite cose. Di nuovo si doveva di nuovo allagare, via Legonasso, tutti i larghi, i panifici non possono lavorare. Dico, non è giusto. Gente che non può entrare alla propria abitazione. Non è stato. Io basta, sono stanco. Ringraziando Dio, ora posso camminare meglio, se Dio vuole, e faccio un po' di confusione. Va bene, grazie Presidente. Dico, non ce l'ho con lei, figuriamoci.
Consigliere Losardo, è rientrato il vicepresidente Aiello, presiede lui, pertanto bisogna dichiarare aperta la seduta ancora. La 46. Consigliere Aiello deve dichiarare aperta la seduta, non è stata dichiarata aperta la seduta. Io non l'ho fatto perché quando sono subito rientrato ho visto che c'era il consigliere stabile che stava... Sì, ma in realtà non è stata dichiarata, sono 9 presenti. Ah, perfetto, allora a questo punto dichiaro aperto la vista del numero legale e dichiaro aperto la seduta. Buongiorno consiglieri, andiamo avanti con i lavori d'aula. Oggi, io come ieri, oggi cos'è, persecuzione? No, seduta ordinaria. Seduta ordinaria, ok. A questo punto penso che ci sia il consigliere stabile che voleva intervenire sulle comunicazioni. Possibile? Sì, già... Penso che già abbia concluso il consigliere stabile. Non lo so, per me non è valido per me. Se ho aperto la seduta ora, è valido da questo momento. Ok. Ripeto, presidente Aiello. Prego, consigliere stabile. Volevo dire sempre le stesse cose perché ormai siamo ripetitivi. Allora, abbiamo via Castellana al buio è causa di potatura di alberi. Abbiamo ancora le gradatorie che non sono state fatte come è giusto farle. Nei luoghi dove si allagano e non possono entrare le persone neanche a casa, dove ci sono attività che quando piove non possono lavorare. E dico, ora io sono troppo stanco scendendo da casa e devo sentire dire che uno non fa niente, che quello non fa niente, cosa fate? Sono stanco. Ora io, ringraziando Dio, sono stato operato all'anca, posso camminare, ho più voglia di camminare. E non ho più dolore, questa è una cosa principale. E vorrei la cortesia, se qualche consigliere mi aiutasse, andare nelle sedi giuste per andare a fare un po' di confusione, andare a fare un po' di baldoia, quello che serve per aiutare i cittadini. Se ci dobbiamo incavolare, se dobbiamo gridare, se dobbiamo buttare un tavolino in aria, lo dobbiamo fare. Se noi che cavolo stiamo a fare? Già che non ci considerano dal comune, non ci considera nessuno. Dico, magari facciamo qualcosa, magari dice, usciamo nei giornali, ci denunciano. Pace e bene, fratello. Ma qualcosa bisogna farla. Io la farò perché la voglio fare, perché anche per un orgoglio mio. Poi, chi mi vuole seguire e mi vuole accompagnare, io lo ringrazio già da ora. Adesso sono un pochettino... E non posso scendere, poi ci sono anche le feste, non penso che anche facendo confusione possiamo ottenere qualcosa. Grazie a tutti i consiglieri, presidente, vicepresidente, a tutti. Va bene? Grazie consigliere Stabile. Io mi associo al suo intervento, ma purtroppo c'è un dato di fatto. Il dato di fatto è quello che c'è un'amministrazione assente. Possiamo fare tutto quello che noi vogliamo, ma se in realtà c'è un'amministrazione assente, le partecipate che non funzionano, gli uffici comunali al deserto totale, purtroppo c'è da dire anche una cosa, che forse per qualcuno, perché è sempre meglio dire per qualcuno, la scusante Covid è stata eccezionale per questa amministrazione, perché oggi gli uffici ti rispondono no, non c'è nessuno, no, sono da casa, no, e allora c'è il problema del Covid, quello non è al lavoro, quello è in quarantena. Dico, mancava l'ultima per completare gli atti di questa amministrazione. E purtroppo ci ritroviamo in una città dove si è al disastro totale. Un sindaco che è assente in tutto e per tutto. È pur vero una cosa. Quando qualcuno può dire, ma sai, giustifica perché il Covid, perché non è Covid. Il Covid c'è anche a Messina. Il sindaco Cateno De Luca sta facendo un ottimo lavoro, tutta la giornata e tutta la giornata per strada, tutta la giornata che va risolvendo problemi, tutta la giornata che cerca di portare avanti le cose per come di giusto poterle portare. Non è la differenza del Covid fra Messina e Palermo, vi assicuro che non c'è. Per cui è un problema di volontà e di capacità dell'amministrazione. Questa amministrazione non ha né la volontà e né la capacità, perché ricordiamoci che quello che attualmente sta soffrendo la città è una cosa, ma secondo me è storica, io non me la ricordo una situazione del genere. E non mi dicono, ripeto, non mi dicano il Covid, perché non è il Covid. Grazie consigliere Stabile. Ci sono altri interventi in merito? Posso, presidente? Sì, ne ha facoltà, consigliera.
Grazie. Sulla zona di Villa Turrisi, da qualche giorno è stata ripristinata l'illuminazione pubblica in molte strade, però ad oggi permangono strade al buio come la via Evangelista di Blasi e metà della via Silvestri. E poi ci sono problemi di spazzamento, non si vedono operatori ecologici da mesi, Presidente. La villetta che c'è per San Tommaso d'Aquino è in condizioni pietose. Ci sono ingombranti, spazzatura, c'è di tutto. La gente porta i cagnolini lì a passeggiare, oppure anche i ragazzi. Dico, si deve intervenire. Io ho mandato già diverse... Consigliere, sì. Via di Blasi, l'altra via che ha citato? Via Silvestri. Via Silvestri, grazie. Prego. Dico, io ho più volte mandato delle segnalazioni, se possiamo magari sollecitare tramite gli uffici, tramite lei, non lo so. Consigliere Di Gesù, farò del mio meglio, solleciteremo gli uffici affinché si possa risolvere il problema, anche se non penso che sia un problema di sollecito, ma penso che sia un problema, come ho detto poc'anzi, che un'amministrazione che fa da una parte entra, dall'altra esce. Per cui dico, faremo testuali solleciti e cercheremo di portare avanti le richieste di ogni consigliere, però ripeto, Presidente, la penso come lei perfettamente, però noi dobbiamo fare il massimo, ecco. Sono concordo con il consigliere Stabile. Concordo con lei, mi associo ai vostri interventi e quando ci sono delle iniziative anche territoriali contate anche su di me, io ci sono e ci sarò. Il problema è un altro, sull'affetto delle richieste, questo, quello e quell'altro, purtroppo è una mia visione. Quale? Per questa amministrazione, per queste aziende partecipate, le nostre richieste sono carta straccia. Questa è la realtà. L'unica cosa da fare qual è? Come ho detto una volta io, prendiamoci una paternità. Concordiamo assieme alle altre circoscrizioni che hanno lo stesso problema. Non li guardiamo i colori politici, lasciamoli stare, facciamo veramente il bene della città per quello che si vuole. Lasciamo stare se in questo momento qualcuno può pensare ma io sono vicino a quello, vicino a quell'altro. Io direi azzeriamole tutte queste cose, ma davvero facciamo un lavoro di connubio con le altre circoscrizioni e vediamo cosa fare, se andare a Palazzo delle Aquile, se andare dal Presidente della Regione affinché si possa ottenere e possa sollecitare questo famoso decentramento, andiamo sulle partecipate. Questo è il lavoro di concertazione da fare, a mio avviso, ma il lavoro, perché purtroppo c'è da dire una cosa, e io non so se è un proverbio nostro oppure un proverbio generale, scusate l'espressione, upisci federati ex, non è un problema di partecipata o non partecipata. Ci può essere quel presidente di una partecipata magari più attivo, quello meno attivo, ma se c'è una guida che è l'amministrazione, anche quello meno attivo o anche quello meno presente sicuramente sì, come si vuol dire, ha tutto l'interesse di poter, ma se invece non è così, se invece continuiamo a mettere tecnici che sono abituati a essere seduti nelle scrivanie perché hanno il lattico sul via X e non sono abituati a dei contesti, anche perché io vi racconto una cosa, questa settimana mi è accaduta una cosa, parlo con un presidente di una partecipata, parlo di una situazione del nostro territorio, di una via però, credetemi, una via famosissima, in senso, ci siamo, e dice, ma dov'è questa via? E gli ho detto che era nel quartiere Borgonuovo, no? Borgonuovo, e dove si trova Borgonuovo? Ma capito qual è il sistema di questi signori qua? Questi non sanno, non hanno la percezione cos'è il territorio, non hanno la percezione, non conoscono la città, questo è il problema. Questi gli devi dare soltanto Palermo, la Palermo centro, stop, poi il resto del territorio non lo vivono, non sanno cos'è. Ma per loro quando noi gli chiediamo una cosa, per loro è un fastidio. Questa è la realtà. Ci sono altri interventi? All'occasione, Castellana, abbiamo notizie di quel quesito mandato al dottore Brusato? No, io non ho avuto nessuna notizia. L'ultima notizia, lui mi ha contattato il dottore Brusato, ha voluto
inviato il verbale in cui lei chiedeva, diciamo, che venisse formulato il quesito, cosa che è stata fatta, gli è stato inviato unitamente al quesito che avevo predisposto io, e poi non ho dato più ulteriori comunicazioni. Grazie Castellana. Un'altra cosa in merito alle comunicazioni. Castellana, mi risulta che ci sono più pratiche di ci sono delle pratiche di maternità presentate nei nostri uffici, dove sembra che i nostri uffici hanno fatto il tutto, hanno trasmesso all'INPS e così via, ma addirittura all'INPS non risulta la pratica trasmessa. Ma siccome sono domande ma non si trasmette il cartaceo, si caricano sul portale INPS. Non ho capito, Castellana. Non si trasmettono le pratiche cartacee, le pratiche vengono istruite dall'ufficio e dopodiché vengono caricate su un portale dell'INPS. Quindi se l'ufficio l'ha caricate e ha la ricevuta, diciamo, del caricamento e la distinta di pagamento, la pratica è caricata. Se poi l'INPS non paga, perché poi il mandato lo emette l'INPS. Chiaro, se l'INPS non paga è un'altra cosa. Ma noi il mandato... Abbiamo la tempistica dell'INPS, se, certo, sì. Una cosa, ma il mandato di pagamento sulle pratiche di maternità, in considerazione che noi li carichiamo, ci siamo, facciamo gli istruttori e li carichiamo nel sito INPS, no? Giusto? Esattamente, sì. Poi validiamo il pagamento, ma poi il mandato lo mette l'INPS. Il mandato lo mette l'INPS, ma noi possiamo, se ora io mi faccio dire queste pratiche qua, i nominativi di questi signori che hanno presentato sta pratica, ma possiamo avere una ricevuta o un quesito perché ancora questi signori... La distinta di pagamento, assolutamente, del caricamento della pratica, del corretto caricamento della pratica, si può avere, assolutamente, sì. Se io le faccio avere i nomi di questi signori, di queste signore che hanno presentato la domanda... Posso girarla all'ufficio e le faccio... Ok, grazie sempre, dottor Castellano. Ok. Ci sono altri interventi sulle comunicazioni? Chiusa la discussione generale sulle comunicazioni, passiamo avanti con l'ordine dei lavori. Se mi mettete il quadro davanti, per favore, e mi dite qual è il punto sull'ordine dei lavori. Sì, stiamo presentando il signor Modica ora. Sì. Allora, dove siamo arrivati, signor Modica? Ieri cosa avete trattato? Ieri abbiamo fatto il punto 71, sì? Il punto 73 e basta. No, il 73 già era stato trattato. Ah, il punto 71, sì. È il punto, è l'ordine del giorno integrativo, che era un altro parere, che riguarda l'approvazione del DUC. Questo è il dubbio. Il DUC, ok. Dopo il Presidente doveva vedere, dice, dobbiamo vedere gli altri pareri da fare. Io mi chiedo scusa, ma non ho capito qual è il punto all'ordine dei lavori da trattare. Come ordine dei lavori cosa viene come proposta? Come ordine dei lavori viene il punto 35, che è sempre quello all'inizio, che sarebbe questo. Eliminazione flusso semaforico su Viale Regione Siciliana? Sì, sì. Che queste erano proposte da ritirare, che non sono state mai ritirate. E da ritirare perché? Perché non così avete detto tempo fa? Perché magari dovevano andare in commissione traffico, o è una proposta della commissione? Se c'è il presidente della commissione traffico e mobilità, se si ricorda qualcosa... C'è il consigliere Losardo. Presidente, posto che faccio parte della commissione... Sì, prego. Che sono il proponente. Praticamente l'avevamo accantonato perché dovevamo fare una conferenza di servizi con... l'AMAT, i vigili urbani, con il commissario Agati, se non ricordo male, quindi l'avevamo accantonato per trattarla successivamente, dopo aver fatto questa conferenza di servizi. Quindi non era da ritirare. Abbiamo fatto bene allora per delucidazione. Grazie, Presidente. Grazie a lei, consigliere.
E dopo, come lo dire, c'è il punto 36, 37, 38. Questi non sono stati tutti approvati. Dal 35 in poi sono stati tutti approvati, non ho capito. No. Allora, il punto 36 ancora si deve discutere, 37 pure, 38 pure, 39 pure, 40. Tutti perfetto. Questi... Il 35? Il 35 è l'eliminazione flusso semaforo. È quello che è stato accantonato. Ok. Allora, il punto 36, andiamo avanti con i lavori d'aula. Allora, la proposta di deliberazione studio approfondimento sulla dispersione scolastica. Se prendiamo la proposta ne diamo lettura. Il consigliere Cavaliere. Subito dopo nominiamo gli scrutatori. La consigliera Cavaliere manca però, è una proposta a firma la consigliera Cavaliere. È a firma la consigliera Cavaliere o è una proposta già andata in commissione? Mi sembra, no, c'è scritto nell'ordine dei lavori, nell'ordine del giorno che a firma la consigliera Cavaliere, però dico dobbiamo vedere se... No, c'è il verbale di commissione. Allora possiamo... Possiamo trattarlo ugualmente, se c'è il verbale di commissione, la commissione okay. Si è riunita. Ok. Allora, posso leggere, Presidente? Presidente, si è disconnesso. Il consigliere Lo Sardo può assumere la presidenza? Eccomi, assumo la presidenza. E allora, dobbiamo leggere la proposta? Sì, ci sarebbe... La... Scusate perché io poc'anzi non ero un attimino in linea. Come proseguimento dei lavori? Che bisogna allora, fare, scusate. Il dei lavori viene da una proposta che già è stata in commissione studi e approfondimento sulla dispersione scolastica. È stata prelevata? Viene per ordine dei lavori. Ah, per ordine dei lavori, va bene, allora proseguiamo. Bisogna nominare gli scrutatori. Quindi ancora non sono stati nominati. No. Allora, nominiamo il consigliere Palazzo, il consigliere Stabile e la consigliera Di Gesù. Chi è contrario? Chi si astiene? Favorevole all'unanimità. Allora, diamo lettura. Ok, si dà lettura della proposta. Premesso allora, che... diamo lettura della proposta. Sì. Premesso che uniche funzioni attribuite attualmente ai consigli di circoscrizione sono quelle propositive di quell'articolo 11 del regolamento per il decentramento, considerato che la Sicilia in particolare soffre del problema della dispersione scolastica, ritenuto che i quartieri della quinta circoscrizione hanno una densità di popolazione che porta ad un'alta percentuale di abbandono scolastico, si propone al consiglio di circoscrizione di adottare l'atto relativo a quanto in oggetto. Firmataria la consigliera Cavaliere. A cui diamo la parola se vuole illustrare la proposta. Non è presente. Ah, non è presente. Perfetto, prendiamo atto. Allora, non è presente. C'è il vicepresidente della commissione. No, è andato in commissione questa proposta. È andato in commissione, però volevo fare rilevare che in questo momento non c'è il numero legale, Presidente. Allora, segretario, verifichiamo il numero legale innanzitutto. Sì, così, sì. Così vediamo se possiamo andare avanti o meno. Sì. Allora, verifica del numero legale, ore 10 e 11, Peresi assente, Aiello assente, Altadonna assente, Cavaliere assente,
Di Gesù presente. Figuccia assente. Losardo presente. Lucido. Lucido non c'è. Non è presente ma non risponde. Lucido se non c'è, se non risponde è assente. Palazzo presente. Stabile. 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 Assente. Presidente. Qua sono. Qua sono. Stabile. Qua è. Presente. Ah. No. Allora, presidente, 4 presenti e 6 assenti. Quindi non c'è il numero legale, la seduta allora è rinviata di un'ora. Va buongiorno bene, a dopo. Buongiorno a dopo. Allora. Dove è girato? Interrompa la registrazione. A sinistra di nuovo, in fondo.